No, abbiamo visto la volta scorsa le leggi sulla dilatazione, sia lineare che di superficie che di volume, per i solidi e i liquidi. In particolare, abbiamo visto i metalli, abbiamo visto l'acqua. Abbiamo visto in particolare il comportamento anomalo dell'acqua. Perché? Perché esiste un intervallo di temperatura tra 0 e 4 gradi centigradi, nei quali all'aumentare la temperatura il volume dell'acqua diminuisce. Quindi la fase solida dell'acqua, cioè il ghiaccio, okay, è meno denso della fase liquida, ha un volume più grande e quindi galleggia. Questo è dovuto a particolare struttura microscopica, okay, comportamento anomalo. Cioè la domanda, tutti quanti i corpi se la temperatura aumenta si espandono? La risposta è no, dipende. Alcuni corpi in alcune regioni di temperatura si comportano in modo diverso, esempio l'acqua. Ok? Poi un'altra cosa particolare, richiamiamo la legge di dilatazione per i solidi, per esempio. I solidi variano il volume a una data temperatura, vale volume a temperatura di riferimento per 1 più alfa, coefficiente di dilatazione volumica, per T meno la temperatura di riferimento, a cui il volume è di 0. E alfa dipende dalla sostanza, cioè il ferro ha il suo, il rame ha il suo, l'acciaio ne ha uno leggermente diverso dal ferro e via dicendo. Quindi la dilatazione è specifico di quel tipo di materiale. E abbiamo fatto diversi esercizi su questo. E i gas? Primi che si è occupato di vedere qual è o ha notato un comportamento particolare dei gas è un certo Charles, per pronunciarlo in inglese, che servirà francese. E la dilatazione dei gas è molto simile alla precedente, la riscrivo. Una particolarità che non è una cosa da poco: il coefficiente di dilatazione, questo famoso alfa, è in ottima approssimazione, anzi quasi esattamente lo stesso per tutti i gas. Alfa vale 1 fratto 273,15 gradi. Questo è un fenomeno particolare. Si prende quindi un gas e, diversamente da quello che abbiamo visto per quel filmato per i solidi, non posso dargli devo metterlo in un contenitore chiuso. Tipicamente si prende un contenitore con un serbatoio con un pistone mobile a tenuta, lo faccio uscire il gas, okay. Se in condizioni di equilibrio, cioè alla pressione in atmosfera, alla temperatura ambiente, il gas ha un determinato volume, okay, per riscaldarlo a pressione costante lascio
che il gas si scalda, il gas si espande, dentro c'è il gas. E misuro la temperatura del gas e il volume che occupa il gas e trovo quella legge di prima. D'accordo. Di fatto, se uso gas diversi, quindi qui ho la temperatura, qui ho lo 0 centigradi, qui ho il volume, qui ho il volume di 0 per un dato gas, i volumi possono essere diversi, ma siccome alfa è la stessa per tutti i gas, okay, tutte le leggi, le rette di espansione che ottengo, le leggi di dilatazione, intersecano l'asse delle T nello stesso punto, che è il punto a cui avrei qualsiasi volume in questo punto. Zero. L'asse delle T ha ordinata nulla. Ok? Perché? Beh, scriviamo la legge di prima, qui è di 0, 1 più alfa, in questo caso T meno 0, se lo riferiamo allo 0, è più semplice. Ma questo è nullo se T vale meno 1 fratto alfa. Come alfa è lo stesso per tutti i gas, anche T, questa T, T minima, diciamo, è la stessa per tutti i gas. E questo è un fatto particolare, perché questo per i solidi non succede. La riscrivo. La temperatura, quindi, dove la retta di dilatazione interseca l'asse delle temperature, vale meno 273,15 gradi centigradi. E sembra, da quanto si vede, è la stessa per tutti i gas. Se io potessi raffreddare il gas alla temperatura che voglio, non posso andare sotto questa temperatura. Perché? Perché se ci arrivassero il gas sparirebbe, volume nullo, cucù, non ho più il gas, sarebbe seccante, viola una delle leggi più sacre della natura, non posso distruggere la materia, la legge di conservazione della massa tra l'altro, che è tratta un'approssimazione, in realtà la massa non si conserva, la massa e l'energia insieme si conserva, ma siamo ancora nel 700, possiamo dire che la massa si conserva, ok? E questo non dipende dal tipo di gas, tutti i gas indicano quella come temperatura limite, e questo ha suggerito l'introduzione di una nuova scala termica che usi questo come punto di partenza. Sfrutta la stessa scansione di gradi della scala Celsius, ma un diverso punto di origine. Questo introduce la scala Kelvin, una scala assoluta. William Thomson, primo Lord di Kelvin. Il nome alla scala termica assoluta, che i gradi Kelvin sono l'unità di misura internazionale per la temperatura, non i Celsius. Il simbolo per i gradi Kelvin è K, senza il tondino a sinistra, attenzione. Quindi, siccome si tratta solo di un cambio di punto di origine, possiamo dire che la legge di conversione, la temperatura in gradi Kelvin vale
la temperatura in gradi Celsius più 273,15. Quindi allo zero, a temperatura di fusione del ghiaccio o della fase solida e liquida in equilibrio, corrisponde 273,15 gradi Kelvin. Mentre lo 0 Kelvin corrisponde a meno 273,15 gradi centigradi. Ok? Di fatto, qualunque sistema fisico reale ha una temperatura strettamente maggiore di meno 273,15 gradi centigradi o 0 Kelvin. Uguale non c'è. Sistemi più freddi prodotti in laboratorio vanno attorno ai centesimi di Kelvin. Quindi mentre nella scala Celsius, nella scala Fahrenheit, lo 0 è il 100 per dire, sono numeri scelti per convenzione, 0 Celsius poteva anche essere 30, 50, 72, il greco medio, qualunque numero andava bene, 0 numero comodo, 100 numero comodo. La scala assoluta ha uno 0 che non è scelto per convenzione, il punto di partenza è scelto dalla natura, qui la natura fissa un limite. Non esistono sistemi fisici sotto quella temperatura lì, da nessuna parte nell'universo, né mai esisteranno. Questa in realtà è un'estrapolazione, perché se io prendo un gas reale, cioè prendo una bombola di idrogeno, d'accordo, e abbasso progressivamente la temperatura, dopo un po' il comportamento del gas non segue questa legge. Attenzione. Perché cosa fa il gas? Un gas reale. Cambia di stato di aggregazione. Quindi questo andamento sarebbe da quello che uno si aspetta se non ci fosse, se il gas non solidificasse, diventasse un solido, quindi diventa liquido e poi solido. Okay? Ma se il comportamento fosse esattamente questo, estrapolando ottengo questo punto. E quello che è notevole è che al di là dell'estrapolazione, soprattutto a basse temperature, diversi gas in condizioni tra virgolette normali puntano tutti nello stesso punto. Questo sì che è un fatto reale. D'accordo? E questo, ripeto, è il motivo che sta alla base della scelta della scala assoluta delle temperature, il fatto che c'è un limite fisico. Invalicabile, sotto di lì non si va. Ne vedremo un'altra spiegazione del limite dello zero, se c'è zero assoluto, perché zero in K, che K sono gli altri assoluti, perché non si può andare sotto lo zero assoluto. Ne vedremo più avanti un'altra interpretazione. Torniamo a questo. Oltre a studiare la relazione tra volume e temperatura in un gas, ci si è occupati di studiare anche la relazione se per esempio io scaldo il gas senza lasciare che si espanda, con la relazione tra la temperatura e la pressione interna. Se lascio che si espanda, il tappo in questo contenitore si muove in alto e in basso a seconda dell'equilibrio tra pressione interna e pressione esterna. Visto che la pressione esterna è sempre più atmosferica, okay, l'equilibrio viene fissato dal fatto che la pressione interna rimanga bilanciata da quella atmosferica, quindi si espande a pressione costante. Quindi è costante. Se invece blocco e impedisco al gas di espandersi, allora la
la pressione interna non viene più bilanciata da quella esterna, ma dal fatto che il tappo è bloccato. Il volume è costante, quindi la pressione cambia. E di fatto, se il volume è costante, anche la pressione segue una linea del tutto analoga. Con alfa che è lo stesso. Basta sostituire i piedi. Seconda legge di Sharpe, come indica. Ok. Anche qui il comportamento è lo stesso per tutti i gas, tutti puntano sulla temperatura, sulla pressione, alla stessa, per diverse con iniziali, alla stessa temperatura di prima, meno 273 gradi centigradi, indipendentemente dal tipo di gas. D'accordo? Ma allora posso semplificare questa espressione, perché se vale questa legge, allora la la temperatura che qui è in gradi centigradi, attenzione, se la esprimo in gradi Kelvin, che cosa ottengo? Beh, facciamolo con calma, cambio, posso cambiare pagina? Abbiamo detto che la temperatura in gradi Kelvin, in K, vale la temperatura in gradi Celsius più 273,15, che è uguale a 1 fratto alfa, attenzione. Ma allora andiamo a ricalcolare il termine 1 più alfa t, diciamo positivo t piccolo è la temperatura in Celsius, T maiuscolo quella in Kelvin, ok? Così è chiaro di quale temperatura stiamo parlando. Quindi nel termine sia di dilatazione di volume o di aumento della pressione ho 1 più alfa T piccolo, ma T piccolo posso scriverlo come T grande meno 1 su alfa. Da qua ho di conseguenza 1 più alfa t è uguale a 1 più alfa per t grande t in gradi Kelvin meno e ottengo un termine proporzionale alla temperatura. Temperatura Kelvin. Quindi, sia la legge di dilatazione del volume che di aumento della pressione, posso scriverla come V è uguale a V0 per alfa T, T gradi Kelvin. E P 0 alfa t, t gradi Kelvin, oppure meglio ancora alfa 1 su 273,15, cioè 1 su la temperatura minima sotto la quale non posso andare. Di conseguenza la prima legge, ok, mi dà il comportamento del gas quando, lo scrivo qua a fianco, questo adesso non mi serve,
Questo è la relazione tra volume e temperatura quando P è costante. Questa è la relazione tra volume e temperatura quando V è costante. È immediato domandarsi se c'è una relazione tra P e V quando T è costante. Legge di Boyle. La pressione per il volume dato la costante. Cioè la pressione per il volume sono inversamente proporzionali. Legge di Boyle. Robert Boyle. Queste tre leggi che esprimono un comportamento di particolarmente semplice dei gas in determinate condizioni che tra un attimo vediamo possono essere riassunte in un'unica relazione, perché il gas, ancora non abbiamo visto come è fatto, ma lo vedremo tra poco. Se lo metto dentro a un contenitore, una bombola, se qualcuno fa sub A, spesso ha a che fare con bombole di ossigeno, una volta nelle cucine c'è una bombola di metano, adesso ce l'avete. Il gas, in quanto tale, è caratterizzato da alcune grandezze: il suo volume, che è il volume del contenitore, la temperatura, la pressione ed eventualmente la massa, quanto gas c'è all'interno, però è legata al volume. Ok? Queste quantità prendono il nome di variabili di stato e definiscono lo stato di questo sistema gas. L'equazione che le lega è l'equazione di stato, cioè un legame che esprime la relazione tra le diverse variabili. Non tutti gli stati sono possibili. Sono possibili stati in cui le variabili di stato verificano una certa relazione che si può dedurre dalle leggi che abbiamo appena visto e che sicuramente avete già visto nel corso di scienze di chimica se l'avete fatto. Di fatto il prodotto di pressione per volume è proporzionale alla temperatura. La costante di proporzionalità, la vedremo tra poco, lega il prodotto pressione volume e temperatura in gradi Kelvin. Attenzione, questa legge funziona se T è in gradi assoluti, se no devo metterci 1 più alfa T gradi di qualsiasi altro tipo. Questa prende il nome di equazione di stato. Questa parola è una parola abbreviata per stato termodinamico e stato di equilibrio. Il gas o un sistema termodinamico si dice in equilibrio se variabili come la temperatura, la pressione e il volume sono ben definite. Ripeto, l'aria per esempio in questa stanza è approssimativamente in equilibrio, perché se io mi accontento di una misura grossolana posso dire che la temperatura è la stessa dappertutto, ma se faccio una misura un pochino più precisa sono certo che se misuro la temperatura dell'aria vicino ai termosifoni è più alta di quella che è in basso vicino alla porta. Poi se apro una finestra è ancora peggio, in una finestra la temperatura dell'aria è diversa da quella lontana. Se la temperatura non è la stessa in tutto il mio sistema, il sistema non è in equilibrio. Intendo per stato una condizione nella quale i valori, ad esempio, di temperatura e di pressione all'interno del volume occupato dal gas sono almeno approssimativamente lo stesso. Idealmente è esattamente lo stesso. Il gas
ha questo comportamento, un gas reale, prendiamo una bombola di idrogeno, di ossigeno, ha questo comportamento, cioè le sue variabili di stato sono legate a questa relazione, se è abbastanza rarefatto e la temperatura è abbastanza alta. In quel caso, questa legge descrive bene il comportamento del gas e parlo di gas ideale, che è un'astrazione, una semplificazione di un caso reale. Dico che ho a che fare con un gas ideale se il suo stato, le sue variabili di stato sono legate da quella legge. Allora parlo di gas ideale. Se invece il gas è molto denso, le temperature sono basse, il suo di stato cambia. Forse possiamo vedere come e perché. Allora. Se il mio gas si comporta in questo modo, allora lo chiamo gas ideale. E le leggi che abbiamo visto prima corrispondono a particolari processi che coinvolgono i gas. Ok? Se qui lego queste tre variabili, significa che posso farne variare due, e la terza si comporta in accordo a questa relazione e viceversa. Quindi normalmente lo stato in cui il gas si trova viene rappresentato da una coppia di numeri, che sono ad esempio le variabili pressione e volume nel piano PV o piano di Clapeyron, che l'ha introdotto per la prima volta, e un particolare punto indica una coppia volume-pressione, quindi indica uno stato. Il gas che ha questa pressione e questo volume e quella temperatura di conseguenza si trova in particolari condizioni. D'accordo? Quindi le leggi che abbiamo già visto sono processi che coinvolgono il cambiamento di almeno una coppia di queste variabili, può cambiare una sola, no? Se no verrebbe violata la legge di stato, l'equazione di stato. Se il gas cambia o evolve o cambia stato, si dice che subisce una trasformazione. Cambia lo stato del gas. Cioè il punto che lo rappresenta nel piano PV è un altro. Una trasformazione molto semplice è quella che avviene, che abbiamo visto prima, che avviene a pressione costante. Ho il mio bidone di gas con il coperchio mobile a tenuta, lo scaldo, questo sì, aumenta di volume, quindi passa da uno stato A a uno stato B a pressione costante. Questo tipo di trasformazione si chiama isobara. E attenzione, se io disegno un'isobara in questo modo, cioè se la rappresento in PV come un segmento orizzontale, dico una cosa importante, che è sottintesa ma va esplicitata perché è cruciale. La trasformazione, se posso rappresentarla così, è una trasformazione ideale, perché non solo lo stato iniziale e finale sono stati di equilibrio, ma lo sono anche tutti gli stati intermedi. Questo non è ovvio. Nella espansione reale del gas, lo scaglio sotto, come era un po' prima, ho perso.
nell'espansione del gas, metto lo scaldo da sotto con un fornello, la temperatura vicino alla base è più alta di quella sopra, quindi la temperatura quando lo scaldo non è definita, il gas non è in stato di equilibrio. Affinché io possa rappresentarlo in questo modo, tutti i punti intermedi devono essere punti di equilibrio, quindi la trasformazione è ideale se tecnicamente è estremamente lenta. Che devo aspettare che faccio la temperatura di poco, devo aspettare per andare ancora avanti che tutto il gas assuma la stessa temperatura. Mentre in una situazione reale questo non accade, che apro la finestra, entra aria fredda, la temperatura cambia in modo tra virgolette disordinato. Quello non è un stato di equilibrio. Poi chiudo, l'aria nella stanza ritorna in condizione di equilibrio. Okay? Il punto finale di equilibrio, ma i punti intermedi non lo sono. Quella è una trasformazione reale. Tra le due c'è una enorme differenza che vedremo tra più avanti. Okay? Se invece, questo è un isobara, se invece rimane costante il volume, allora la rappresentazione della trasformazione ha un grafico che è un segmento verticale, perché V non cambia. Questa è una isopora. O isopora, a seconda di come voi pronunciate, non so quale sia la dizione corretta. Infine l'isoterma ha T per V che è costante, quindi nel piano pressione volume ha un grafico che è una un'iperbola. Ideali tra stati di equilibrio, di solito si usa anche indicare in quale verso la trasformazione viene percorsa con una freccetta. Ok? Questo andiamo ad indagare un attimo di più sulla costante di proporzionalità che appare nelle equazioni di stato. P0, V0 su T0 sono i valori di pressione, volume e temperatura un dato stato di riferimento. A cosa è legato questo numero, o questo rapporto? Beh, fino però non riesco a completarlo oggi, comunque come iniziamo. Fino agli inizi del Novecento c'era molto c'era un problema vecchio di 23 secoli, a dire la verità, sull'interpretazione di questo numero, perché fa appello alla, avete sicuramente già visto, cosa mi serve per interpretare questo numero? La teoria atomica. Qui questo numero, per capirlo, tra virgolette, devo sapere, devo andare a indagare cosa c'è dentro il gas, come è fatto questo gas. Perché parliamo tanto dei gas? Perché sono sistemi termodinamici molto semplici,
L'equazione di stato è molto semplice, degli assi ideali soprattutto. Quindi prima capisco i sistemi semplici, dopo se casomai vado a vedere quelli più complicati. Mi conviene cominciare da qualcosa che è facile, giusto? Allora, la struttura microscopica di un gas fa appello, cioè come il gas funziona, fa appello alla teoria atomica, la quale dice, guarda, Democrito, che secolo era? Quarto, terzo secolo, più o meno. La materia è fatta da piccolissime particelle che tu non puoi rompere. Se le rompi non è più quello che avevi prima. Vedete, se io prendo una bombola con, che ne so, 2 litri, 3 litri di ossigeno, posso separare l'ossigeno in 2 bombole più piccole, poi in altre 2 e via dicendo. Ma tu a un certo punto devi fermarti. Cioè perché? È così. La natura è fatta così. A un certo punto ci sono particelle così piccole che se le rompi, ma diciamo che non si possono rompere, oggi sappiamo che si possono rompere, se le rompi non hai più quello che avevi prima. È come se a un certo punto della mia bomboletta di ossigeno molto piccola, se la spezzo in 2 non ho più ossigeno. Ho i mattoni che formano l'ossigeno, ma non è più ossigeno. E ripeto, questa idea del fatto che la materia fosse non continua, non fosse infinitamente divisibile, è stata un'idea discussa e dibattuta per circa 23 secoli, senza arrivare a una conclusione che convincesse tutti. All'inizio del secolo scorso, chi si occupava più della parte tecnica utilizzava correntemente i modelli atomici, chi invece indagava i principi base, molti fisici dell'epoca erano convinti che gli atomi fossero un trucco, una via per semplificare i calcoli, per un escamotage, ma non fossero reali. Ok? Vedremo la prossima volta come è stata risolta la questione, o una delle prossime volte. Di fatto, se accettiamo, adesso, per adesso vi chiedo di accettare, dopo ve lo mostrerò come si arriva a concludere il fatto che è proprio così, il fatto che esistono costituenti fondamentali della materia, allora in questo numero, la costante dei gas perfetti, è coinvolto un numero n piccolo e un numero n grande. Facciamo un passo indietro. Dove l'ho messo? Eccolo qua. Se vale questa legge, ok, e questa costante è indipendente dal tipo di gas, attenzione, allora fissata la temperatura della nostra bombola di ossigeno, okay, fissato il volume della nostra bombola, tutti i gas producono la stessa pressione, o viceversa, alla data pressione, per esempio l'atmosferica, alla temperatura ambiente, il volume occupato da una certa quantità di molecole di atomi di gas è sempre lo stesso, se questa è la stessa per tutti i gas. E di fatto questo prende il nome di legge di Avogadro, da cui la A che c'è qua sotto. È un po' come dire, supponete di avere un sacchetto, coordinato il mio disegno, di caramelle. Tutte le caramelle sono uguali. E sapete che la massa di una caramella è, che ne so, 10 grammi. Okay. Se avete un sacchetto che pesa 1 chilogrammo, quante caramelle ci sono dentro?
10 grammi di caramella, 1000 grammi di sacchetto, 100 caramelle, 30 grammi. Ok? Qualunque sacchetto io combini, d'accordo, avrò sacchetti che pesano multipli interi della massa di una caramellina. D'accordo? Adesso fate il caso inverso. Supponete che ho sì caramelle diverse, ma nel sacchetto non avrò mai mezze caramelle, avrò sempre un numero intero. Quindi il mio sacchetto, okay, dà rapporto tra la massa del tutto il sacchetto e la massa di una singola caramellina, posso sapere quante caramelle sono dentro, come abbiamo fatto prima. Un chilogrammo, 10 grammi a caramella, 100 caramelle. Qui è uguale. Se fisso una quantità di riferimento, numero di Avogadro, okay, questo è un tra virgolette campione di numero di particelle costituenti, atomi o molecole che siano, allora, che corrisponde al nostro sacchettino campione, avrò multipli di questa quantità che chiamo nel nostro caso moli. Una mole è una quantità di sostanza pari al numero di Avogadro di quella particolare sostanza, delle molecole, chiedo scusa, degli atomi di quella sostanza. Se abbiamo un numero di una mole di idrogeno atomico, sono Na atomi di idrogeno, 6,6 per 10 alla 23. È tanto, però è fisso, è un numero ben preciso. Continuiamo la prossima volta.